ragazzi, finalmente nuovo video aggiornamento sulla mia dieta, il mio allenamento. In questo video vi darò tantissime nozioni, poiché ultimamente con il mio shop online sapete che non riesco a fare tantissimi video, allora ve ne faccio pochi ma molto molto ricchi. Quindi ho pensato di farvi questo video che voi mi chiedete tantissimo: aggiornaci sulla nuova dieta, quello che mi sta dando davvero risultati. Ho cambiato dieta, ho fatto proprio un allenamento specifico per migliorare la mia condizione, anche un piano alimentare specifico. Vi dirò chi è il mio nuovo PT, vi dirò dei consigli che vi aiuteranno a stare in forma e a restarci in forma, vi darò motivazione, vi consiglierò dei prodotti e vi farò vedere anche parte del mio allenamento. Tutto questo in un video, quindi mettetevi comode, mettetevi un bel pollice in su al video se vi piacciono questi video sulla motivazione, sullo stare in forma, adesso che siamo alle porte veramente dell'estate. Ma comunque io, come dico sempre, stare in forma bisogna farlo tutto l'anno, non solo in estate, non solo per la prova costume, ma proprio per una salute e un benessere psicofisico. Quindi inizio già da subito a motivarvi e darvi un input comunque per prendervi cura di voi, che non necessariamente significa iscrivervi in palestra, ma potete anche fare degli allenamenti a casa. Bastano dei pesetti, bastano delle corde, una palla, insomma potete fare tante cose. Io vi farò vedere cosa faccio io, il mio equilibrio, come ho ottenuto risultati, perché davvero nell'ultimo periodo mi sto vedendo benissimo. Ciò non significa che io sia perfetta o che mi piaccia tutti i giorni, ovviamente ci sono dei difetti fisici che ognuno di noi ha. La cosiddetta genetica, io di genetica ho un metabolismo molto veloce, quindi riesco anche a mangiare veramente tanto e a comunque tenermi in forma grazie anche a dei piccoli trucchetti che adesso vi svelerò, però ho anche una genetica molto cattiva tra virgolette, perché ho sempre avuto un culetto comunque inesistente, molto piatto, un punto vita, non ho mai avuto il punto vita in effetti, e delle gambe e delle braccia molto molto magre, quindi ho dovuto lavorare tantissimo per costruire questi muscoli, questi benedetti muscoli. Allora, inizio col dirvi tutto. Ragazzi, innanzitutto vi consiglio di munirvi di integratori che vi aiuteranno a stare in forma. In particolare io uso sempre quelli di Natural Mojo, che lo sapete, è da anni che li uso, sono veramente ottimi, sono tutti naturali e ti aiutano a stare in forma. Le Fit Caps sono che accelerano il metabolismo, io le uso pre-workout perché vi aiutano tantissimo a bruciare grassi, quindi se dovete dimagrire prendete un paio di Fit Caps prima dell'allenamento, ma anche prima di una passeggiata, e brucerete più grassi. E poi ci sono le Diet Caps, che invece sono quelle che vi tolgono la fame, quindi ovviamente tutto naturale, quindi non vi state a spaventare, oddio cosa succederà, sono praticamente delle erbe. E le Diet Caps io le trovo favolose, perché io ho spesso una fame anche nervosa, ho una fame, veramente ho tanta fame, e oppure magari dopo cena c'è voglia di dolce, prendendo queste qua sempre un paio, un quarto d'ora prima di pranzo o di cena, plachi tantissimo la fame, cioè ti calmi, ti riempi un po' e così eviti di fare anche delle abbuffate che comunque fanno male, quindi ve le straconsiglio. E sul sito Natural Mojo potete usufruire del 20% di sconto con il mio codice CarditaDolce20. Se mettete questo codice, vi metto il link nei box info del sito Natural Mojo, potete comprare qualsiasi cosa sul sito. Io ovviamente vi consiglio questi qua che vi faccio vedere io nel video, perché sono quelli con cui io mi trovo meglio, però ce ne sono tantissimi sul sito, e su qualsiasi cosa che comprate avrete lo sconto del 20% se inserite il mio codice CarditaDolce20. Io ve li straconsiglio, ragazze, perché oltre all'alimentazione sana e all'allenamento, anche in integratori, da quando faccio uso di questi integratori naturali, veramente sto vedendo dei risultati e dei miglioramenti, quindi ve li consiglio, sono completamente naturali, quindi state tranquille, sono solo un piccolo aiuto a stare in forma, quindi se ci sono, se sono stati creati, perché non utilizzarli? Questo è quello che io vi consiglio, veramente sono buoni, sono creati da specialisti, quindi ok. Guarda, allenamento, il mio allenamento, adesso vi faccio vedere delle clip del mio allenamento.
è molto molto incentrato sulla crescita dei glutei e delle gambe, però è un allenamento che comprende anche le spalle, le braccia, la schiena, perché molte ragazze ignorano questa parte senza capire che è una parte importantissima, perché quello che vi può bilanciare, ad esempio, se avete le gambe grosse o i fianchi larghi, ingrossare la parte superiore vi può bilanciare. E anche per chi come me, che ha una vita non tanto stretta, ingrossare questa parte superiore vi può rendere la figura più armoniosa e poi migliora tantissimo la postura. Quindi io ho scoperto degli esercizi che davvero mi stanno migliorando tantissimo per la crescita dei glutei, per avere delle forme. Ragazze, non abbiate paura di allenarvi caricando molto. Io vi devo dire la verità, i risultati li ho ottenuti in palestra da quando ho iniziato a caricare molto. Molte ragazze hanno paura di diventare degli uomini, fra virgolette, di essere troppo muscolose, ma se volete avere una tonicità dovete caricare, aumentare il peso e sudare, non fare esercizi con 5 kg, con 10 kg non servono a nulla, dovete caricare. Io veramente, per non essere volgare, mi faccio il culo tanto in palestra, veramente cerco di caricare e più che posso. È solo così che per avere tonicità dovete caricare, quindi, e non diventerete uomini, non diventerete super muscolose, non diventerete come le bodybuilder americane, magari. Quindi io ho scoperto esercizi come hip thrust che veramente mi ha aiutato tantissimo, ho scoperto esercizi veramente specifici come l'esterno coscia al cavo, quindi faccio tutti questi esercizi mirati. L'hip thrust è quello che mi ha aiutato tantissimo, ma poi come vi ho detto faccio anche tanti altri tipi di esercizi, faccio step up con i pesetti che mi aiuta tantissimo per alzare il gluteo. E grazie a questi esercizi che sto facendo in modo molto intenso sto migliorando la mia condizione fisica. Vi svelo quindi subito il mio nuovo PT che vi spingo a seguire, veramente seguitelo perché lui è molto in gamba e si chiama Valentino Tozzi, lo trovate anche su Instagram. Veramente lui è una persona molto molto umile, che è una cosa importante in questo campo. Molto spesso alcune persone, mi dispiace dirlo, ma sono un po' esaltate e non sono per niente modeste. Lui invece è un grande, perché comunque ha sostenuto anche delle gare, raggiunge delle condizioni fisiche veramente veramente ottime e ne sa tantissimo, e però è molto umile. E se vi fate seguire da lui è molto presente, vi segue molto senza però essere invadente, senza a volte prendersi delle confidenze che a volte, non lo so, a me personalmente mi dà fastidio, voglio professionalità, e lui è molto professionale, molto è bravo, però ti segue e ti dà dei consigli proprio mirati su di te, ne sa. Quindi seguitelo, Valentino Tozzi su Instagram lo trovate, e lui è un PT online, quindi vi può seguire anche proprio, c'ha i titoli per farlo, insomma non è improvvisato, quindi ve lo consiglio proprio col cuore. E lui mi ha dato dei consigli, proprio mi ha detto anche di fare cardio dopo ogni sessione di allenamento, che era una cosa che io non facevo mai, perché pensavo che comunque il cardio dopo l'allenamento mi facesse dimagrire troppo, mi facesse bruciare troppo. Poi mi sono informata anche a di mio e ho scoperto questa cosa che volevo dirvi riguardo alla cellulite, che molto spesso se si fa molta corsa può favorire la ritenzione, quindi molto spesso alcune ragazze che corrono molto hanno la ritenzione. Giustamente si chiedono, ma com'è, corro, faccio sempre attività fisica? Io preferisco fare, e anche Valentino me l'ha messa nella scheda di allenamento, la falcata veloce. Io ho sempre fatto la falcata, però lui me la fa fare più veloce e trovo che si bruci molto mantenendo il tono muscolare senza causare appunto i danni di una corsa violenta, che ha un impatto molto forte e quindi può causare ritenzione e cellulite. Quindi fate, se vi viene voglia di correre, correte, anche perché non saranno 10 minuti di corsa a far venire la cellulite, però se sentite un impatto molto forte forse è meglio alternare varie cose di caldo. Ad esempio faccio anche molta cyclette, che comunque mi rafforza molto le gambe, i quadricipiti, su cui io lavoro molto, e faccio molta falcata, quindi mettendo il tappeto in pendenza
andando abbastanza veloce, comunque si sente molto il lavoro ed è molto molto tonificante. Altra cosa per la cellulite, un altro consiglio che voglio darvi è quello di salare i vostri cibi. Questa è una cosa che anche mi ha detto Valentino e anche io mi sono informata, ossia che molte ragazze fanno l'errore di non mettere il sale nel cibo pensando che il sale faccia venire la cellulite. Invece no, bisogna avere un equilibrio tra sale e acqua, quindi bisogna bere molta acqua ma anche salare il proprio cibo. Io uso il sale rosa dell'Himalaya, lo sapete, e bisogna proprio metterlo il sale, ovviamente in quantità moderate, però bisogna metterlo. Lui mi ha dato proprio delle quantità giornaliere, non vi dirò nel dettaglio i carbs, l'allenamento nel dettaglio, perché la scheda che lui mi ha fatto è specifica su di me, però vi dico che lui come scheda mi ha fatto una scheda che a me piace, perché mi fa mangiare, quindi io finché mangio sto a posto, e quindi perché odio le diete troppo forzate, soprattutto per noi ragazze che ci alleniamo abbiamo bisogno comunque dei carboidrati. A me non piacciono le cose esasperate per ottenere risultati in una settimana o in due settimane, preferisco stili di vita più accettabili che si possano sostenere a lungo termine, e questo vi consiglio di fare. Mangiate carboidrati puliti, mangiate cibi, riso basmati, pasta integrale, se vi piace riso venere, a me non piace perché preferisco riso basmati, e riso integrale, il farro, il couscous, la quinoa. Io personalmente mangio molto riso basmati e pasta integrale, il resto anche lo mangio però di meno. E per quanto riguarda la questione sgarri, vi volevo dare un consiglio. Io sto cercando di evitare di fare quegli sgarri proprio violenti che hanno anche un impatto sul corpo, e di concedermi delle piccolezze ogni tanto. Se mi viene voglia di mangiare tipo una pizza, un cibo molto ricco di carboidrati, io prendo queste qua, le carb blocker di Natural Mojo, che vi straconsiglio. È un integratore che io amo tantissimo perché proprio mi aiuta ad evitare danni di un surplus di carboidrati, come può essere soprattutto quelli sporchi, come può essere una pizza, una quantità esagerata di riso, anche il sushi allo you can eat. Queste sono delle capsule naturali, completamente naturali, che vanno prese 2 o 3 caps un quarto d'ora prima di questo pasto. Si potrebbero usare anche tutti i giorni se comunque siete a dieta e magari vi volete concedere un piatto di pasta. Io personalmente, dato che comunque non devo perdere peso però voglio stare in forma, le prendo soprattutto il sabato, la domenica, oppure se ho una cena, una festa, insomma, in cui mi voglio un po' lasciare andare, voglio mangiare ad esempio una pizza o una porzione di patatine o un cornetto, insomma, così mi prendo queste qua, e vi giuro che vi limitano tantissimo l'assorbimento dei carboidrati, quindi non avrete la pancia gonfia, insomma eviterete di ingrassare con quel surplus calorico. Il giorno dopo poi io prendo le pur caps mi aiutano tantissimo a purificare, contengono aloe vera, spirulina e tanti ingredienti purificanti che agiscono sull'intestino, quindi queste qua vi serviranno per avere la pancia piatta, per sgonfiare la pancia, sono veramente fenomenali. Grazie a queste qua comunque mi trovo benissimo, un addome quasi sempre piatto anche se mi concedo qualche cibo più elaborato. Ve le straconsiglio come purificanti, le potete prendere 2 al giorno, soprattutto dopo un cibo un po' più sgarro. La cosa che mi sono dimenticata di dirvi, mi sono scritta un piccolo biglietto per quanto riguarda quando fate cardio, ad esempio correte o fate la falcata o fate, non lo so, l'ellittica, cercate di muovere anche le braccia, perché il movimento, muovendo anche le braccia, si muove tutta la circolazione ed è proprio un trucchetto per muovere appunto il circolo sanguigno ed evitare la cellulite. Muovere anche le braccia è fondamentale. Per quanto riguarda i grassi, non lo so perché tante ragazze evitano, non mettono l'olio, non mangiano la frutta secca, ad esempio le noci, le mandorle, fanno ingrassare, sono proprio ossessionate da questi cibi. Sbagliatissimo, ragazze. Innanzitutto l'olio extravergine d'oliva e la frutta secca pura, senza sale, non fritta, no? Le mandorle, le noci, le nocciole fanno benissimo anche alla pelle, ai capelli, e per noi donne contengono omega 3
gli omega 6 che sono fondamentali, veramente veramente ci vogliono. Ma chi vi ha detto che non si mette l'olio sul cibo? L'olio si mette un cucchiaio e mezzo, circa 10 grammi a pasto, almeno io questo che ho nella scheda, ma comunque quasi sempre così, mi hanno dato sempre così qualsiasi PT che mi ha seguito. Quindi l'olio va sempre mangiato, fa benissimo, l'importante è non soffriggerlo, l'importante è non usare altri condimenti come il burro, la margarina, eccetera. Usate solo l'olio extravergine d'oliva, avocado, che è anche ottimo, fa benissimo alla pelle, ai capelli, e anche la frutta secca è essenziale. Una manciata di mandorle alla mattina vi spezza la fame e vi fa bene. Una cosa vi volevo dire, ad esempio a colazione, di solito io faccio o lo yogurt greco come fonte proteica o l'albume, però anche qua bisogna variare. Se ad esempio non avete voglia di mangiarvi l'albume così, insomma, vi fate un pancake, oppure magari vi mettete lo yogurt, vi tagliate delle fragoline, vi create una cosa un po' sfiziosa. Io ad esempio a volte la mattina, se vado un po' di fretta, perché è importante non saltare mai la colazione, faccio il fit cappuccino. Anche questo è di Natural Mojo e ve lo straconsiglio. Io ho sempre dei prodotti fit di Natural Mojo a casa perché mi aiutano tantissimo, soprattutto perché ho una vita molto frenetica, spesso non ho il tempo di prepararmi la colazione e la merenda, e non c'è cosa peggiore, più sbagliata di saltarle, perché saltare e fare dei digiuni prolungati provoca un blocco del metabolismo. Quindi per mantenere il metabolismo attivo dovete sempre fare colazione, spuntini, merenda, mangiare ogni 3-4 ore. E io con questi prodotti di Natural Mojo riesco davvero davvero a stare in forma. Questi qua, i prodotti fit di Natural Mojo, sono dei prodotti che accelerano il metabolismo, vi saziano, vi tolgono la fame e sono dei sostitutivi del pasto. Io li uso tantissimo a colazione e a merenda perché, vi ripeto, a volte non voglio gonfiarmi, sono fuori, non ho tempo, a volte non hai proprio neanche la testa di metterti a preparare. Quindi sono sicura che prendendomi questi qua è buono, mi toglie la fame, mi accelera il metabolismo e mi fa stare in forma, e contiene tutti i principi nutritivi di un pasto. C'è anche chi ad esempio deve perdere peso, se dovete magari dimagrire potete anche sostituirlo un paio di volte a settimana, ad esempio alla cena, soprattutto se a pranzo avete comunque mangiato bene, la cena volete andare a dormire presto e la sera volete andare a dormire presto, vi preparate questo invece della cena e appunto veramente vi fa benissimo e perdete anche qualche chiletto. Quindi anche questo ve lo consiglio di Natural Mojo. E per quanto riguarda l'alimentazione, ragazze, io personalmente non amo molto ad esempio il merluzzo, e vedo ragazze che anche in palestra o comunque frequentando persone che hanno questo stile di vita fit o comunque da palestra mangiano tantissimo merluzzo, e io per esempio non lo prediligo, per non dire che mi fa un po' schifo, solo la puzza non la sopporto, e non è un problema, cioè non è che bisogna mangiare per forza merluzzo, mangiate del polipo, dei calamari, mangiate del salmone. Io amo tantissimo il salmone, lo mangio 2-3 volte a settimana, anche essendo un pesce grasso. Ecco, questo è quello che voglio farvi capire. L'importante è mangiare sano. Il salmone ovviamente ha dei grassi buoni che vi abbassano il colesterolo cattivo, omega 3, omega 6 che vi fanno bene e che aiutano comunque anche loro a stare in forma. Ovviamente è diverso da una porzione di patatine fritte, che anche quella ci sta, se vi viene voglia mangiatevela, però ovviamente non vi mangiate patatine fritte tutti i giorni. Invece il salmone, che è grasso, sì, ma sono grassi buoni, mangiatelo, soprattutto se siete ragazze, se siete donne, 2-3 volte a settimana ci sta. E quindi vi dicevo, variate, invece del merluzzo fatevi una frittata con gli albumi. Ma ragazzi, io ad esempio mangio molto pesce, veramente tanto, mangio l'orata, il branzino, il pesce spada, anche il polipo, cerco di spaziare perché il pesce fa benissimo, e cerco di mangiare carne bianca, quindi pollo e tacchino. Però ad esempio se mi viene voglia di una bella bistecca me la mangio, ovviamente senza esagerare, mangio anche vegan. Mi segue su Instagram, lo sa, se ancora non mi seguite, seguitemi, Carlita Dolce, dove faccio tantissime storie ogni giorno, condivido i miei piatti, le mie ricette fit, mangio molto ad esempio anche, non molto, cerco di variare, mangio molto di niente, cerco di variare, seitan,
mi piace alternarlo appunto per non caricarmi troppo con le proteine animali, quindi mangio anche il seitan, mangio a volte la soia, tutto senza abusare, perché poi si leggono tante cose. Voi fate come me, di tutto un po', non abusate di nulla e vedete che vi trovate bene. L'unica cosa che dovete mangiare assai sono le verdure, neanche i legumi, legumi neanche troppi, perché troppi anche possono gonfiare e c'è anche chi non li digerisce, quindi io li mangio però con moderazione. Invece mangiate molte verdure, soprattutto le verdure di stagione. Adesso incontro all'estate, non c'è cosa più bella di un bel piatto, una bella insalatona, ma non quelle insalatine triste, una bella insalatona, ci mettete dentro del pollo oppure un polipo, ci mettete dentro pezzettini di tofu oppure un uovo sodo, del tonno con pomodorini. Dai, mi sta venendo già l'acquolina, a me piacciono molto. Faccio anche insalatone di riso, di farro, pasta fredda integrale, mi piacciono tantissimo. Vengo anche a consigliarvi qualche prodotto cosmetico che vi può aiutare contro la cellulite per snellire il vostro corpo nei punti critici. In particolare consiglio questo fango che io sto usando veramente con tanta soddisfazione. Ho notato davvero che mi ha ridotto il grasso dalla coscia, quindi dall'interno coscia, i miei punti più critici dove ho la cellulite, la pelle a buccia d'arancia, anche sull'addome. Questo lo faccio 2-3 volte a settimana, lo applico su tutte le gambe, sulle glutee, anche sul punto vita. Rassoda tantissimo l'anticellulite, è snellente ed è favoloso. Vi metto il link di tutti i prodotti nel box info. Comunque sul mio shop trovate proprio una categoria cellulite e smagliature dove ci sono tutti i miei prodotti preferiti che vi straconsiglio. Quindi questi qua che sto usando in questo periodo, ma ce ne sono tanti altri che ho testato io personalmente e che sono veramente veramente efficaci per snellire il corpo. Sono coadiuvanti, quindi vi aiutano tantissimo ad eliminare la ritenzione, la cellulite, il grasso e appunto funzionano davvero, perché poi ce ne sono tanti. Tanti che vendono in giro, ma non funzionano, non servono a nulla. Questi veramente sono efficaci e non costano neanche tanto. Paragonati ad altri prodotti cosmetici di questo tipo, sono anche molto onesti i prezzi. Io uso sempre questa qua, questa è la crema Ice 90-60-90 che si usa su cosce, glutei e addome. È una crema rassodante, anticellulite, effetto freddo, molto molto piacevole e tonifica tantissimo la pelle, veramente riduce tantissimo la pelle a buccia d'arancia e anche migliora proprio l'aspetto della pelle, anche il tono venoso se avete capillari, gambe gonfie, gambe stanche. Io la metto sempre 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 dopo che mi alleno e anche la mattina, mi dà una svegliata, benefica tantissimo. Infatti comunque ho le gambe molto molto toniche, muscolose, comunque anche merito di questi prodotti. Poi faccio lo scrub lo faccio anche questo qua 2-3 volte a settimana come il fango, ma si può fare anche tutti i giorni. Questo è un fango anticellulite di Nakomi, anche questo lo potete trovare sul mio shop. È veramente favoloso perché al caffè profuma di cocco, molto molto tonificante, anticellulite, molto piacevole, e anche se avete peli incarniti e brufoletti sotto pelle ve li toglie anche quelli, quindi è ottimo sia per la cellulite che per i peli incarniti, top. Tutto quello che voglio consigliarvi sempre dal mio shop è questo qua, l'autoabbronzante, che in tante tante mi chiedete. Allora, l'autoabbronzante io lo uso tutto l'anno perché voi sapete che quando la pelle è abbronzata sembrate più magre, più snelle, si vede anche di meno le smagliature, la pelle abbucciata, tutti i difetti si coprono e quindi io mi vedo proprio più scolpita quando lo applico. Questo qua si applica su tutto il corpo, è completamente naturale, in tante lo conoscete ormai, è famoso, non puzza, non macchia, è top, consigliato da Carlita, quindi andate sul sicuro. Vi ripeto, vi metto i link dei prodotti nel box info. Comunque se andate sul mio shop www.caritashop.com trovate una sezione proprio cellulite e smagliature dove ci sono tutti i migliori prodotti che funzionano scelti da Carnita. Veramente sto vedendo risultati avendo una dieta, un'alimentazione bilanciata, mangiando carboidrati ad ogni pasto senza fare digiuni. Questo che vi consiglio io: state in forma, sentitevi motivate, semplicemente prendetevi cura di voi, allenandovi, andando in palestra, facendo esercizi a casa, delle passeggiate. Mangiate bene, però non rinunciate alla vita sociale, anche questo è importante. Io vedo veramente certe ragazze che hanno uno stile di vita, manco dovessero fare delle gare. Allora,
attenzione, io stimo tantissimo, infatti seguo anche tante persone che sono proprio professioniste, perché da tutti apprendo un po', no? E appunto ci sono dei professionisti che lo fanno per lavoro, che devono sostenere delle gare di bodybuilding, oppure sono atleti. Loro ovviamente devono fare delle preparazioni, hanno un'alimentazione, uno stile di vita diverso, perché per loro è il lavoro, sono dei professionisti. Ma una ragazza di 20 anni che si fa il problema di uscire con gli amici, o che si porta la schiscetta da casa, o che non si mangia una porzione di patatine fritte, per me non è normale, non è sano, perché davvero io avevo fatto anche un post su Instagram, io a 20 anni mi mangiavo i biscotti, le patatine, le robe ed ero pure magra, e cioè nel senso non mi creavo questi problemi, tornavo a casa e quello che mia mamma aveva cucinato io quello mangiavo, ma figuriamoci se mettevo a preoccupare di cosa mangiare, a contare i macros con quelle applicazioni, le calorie, quanti carboidrati, no. Io penso che soprattutto alcuni profili Instagram, alcuni profili di ragazze fit nascondono comunque un malessere col cibo. Infatti se vai indietro a vedere sono persone che hanno avuto problemi col cibo, che sono state anoressiche, che hanno avuto proprio problemi con l'alimentazione, che quindi magari la palestra, lo stile di vita fit è soltanto un altro un modo per tenere a bada queste loro problematiche, no? Come passare da un'ossessione all'altra. Secondo me non bisogna essere neanche ossessionati da questa cosa, soprattutto se siete giovani, avete 20, 24, 25, 26 anni, godetevi la vita, ma che state a pensare? Mangiatevi una pozione di ovviamente non mangiate patatine fritte, gelato, schifezze tutti i giorni, evviva, adesso chiudete questo video, evviva, mangiamo, no, ovviamente se mangiate patatine, Nutella, gelato tutti i giorni, sapete che non va bene, al di là della cosa fisica, perché comunque potete anche essere magre come io, quando ero più piccola comunque mangiavo, alla fine sì non ero tonica, però alla fine non sono mai stata chissà che, anche mangiando veramente come un maiale, è questione di metabolismo, però fa male alla salute, quindi fatelo per la salute. Allora, equilibrio, parola d'ordine, equilibrio. Non state a contare questo. Io ad esempio non potrei mai mettermi a contare, anche perciò mi affido a professionisti che mi danno delle grammature e delle cose che seguo, ma orientativamente, anche perché c'è da dire la mia condizione fisica che è buona, per l'amor di Dio mi accontento, ma è una condizione fisica portata avanti anche con sgarri e con cose, insomma, così la seguo, ma così, nel senso che mi accontento perché mi vedo allo specchio, sto bene, ma se io facessi davvero le cose fatte bene, serie, senza mai sgarrare, mangiando quelle quantità di carboidrati, quelle quantità, stando sempre precisa su tutto, io veramente secondo me avrei un fisico della Madonna. Però piuttosto che avere proprio la tartaruga scolpita, non concedermi neanche un gelato, non concedermi, preferisco avere una pancia piatta, stare in forma, essere come sono, però vivere e vivere serena, anche perché vi ripeto, c'è differenza fra me, c'è differenza fra una persona, un professionista che deve fare una gara, deve comunque sostenere una lo fa per lavoro, per professione, quindi ridimensioniamoci. Stare in forma sì, ma neanche deve essere un'ossessione sempre con questi addominali, a controllare se ci sono gli addominali e a non mangiare, addirittura leggo a volte la zucca gonfia la pancia, la frutta gonfia la pancia, oddio, poi si tolgono gli addominali. Ma raga, ma davvero, cioè siete giovani, a 20 anni, cioè avete pure il metabolismo veloce, ma mangiate, anche perché più andate avanti, vi do questa notizia, più il metabolismo si rallenta, più dovrete stare a dieta per forza, quindi piuttosto se vi dovete concedere qualche sfizio fatelo adesso che siete ragazze, se ci sono feste, se ci sono cose, se andate in vacanza, come fa la gente in vacanza a fare la dieta, che ti mettono quei buffet, quei ben di Dio con tutte quelle robe e loro si prendono l'albume, oppure si portano le robe da casa. Per me è inaccettabile, non esiste proprio, quindi vabbè, poi è questione di mentalità. Io sono fatta così, quindi preferisco avere uno stile di vita sano, però a lungo termine, piuttosto che ossessionarmi, oddio, non mangio adesso, non mangio carboidrati, però poi alla fine poi sgarri e poi alla fine cadi in qualche disturbo alimentare, eccetera. Quindi state serene, allenatevi, state in fuoco, prendetelo come un hobby.
Mangiate bene perché vi volete bene, perché fa bene alla salute. Cercate di bilanciare, cioè se sapete che una sera dovete uscire, magari il giorno dopo vi mangiate un po' di meno, il giorno prima mangiate un po' di meno. Tutto qua, cioè non è che c'è chissà cosa da fare. Quindi spero di avervi trasmesso il mio pensiero molto molto tranquillo e positivo col cibo. Quella è la cosa fondamentale, perché vedo molti atteggiamenti proprio strani, per non dire malati, ossessionati col cibo e con la palestra, e non va bene, soprattutto se siete giovani. Concentratevi sulla vostra vita, che voi dovete anche vivere, non dovete passare le vostre giornate a pensare al cibo, a pensare alle calorie, a contare, a fare. Cioè, che se no diventa un lavoro, diventa un'ossessione. Voi dovete vivere, dovete pensare a studiare, a lavorare, al vostro avvenire, al vostro fidanzato, ai vostri amici. Dovete pensare a questo, no? Dovete vivere. Poi il cibo è un contorno, ma non deve essere l'argomento principale. Ecco, scusate se mi sono dilungata 2 minuti, però so che mi seguono anche tante ragazze giovani e quindi è importante trasmettere un pensiero positivo verso il cibo. Quindi state serene, state bene, coccolatevi, amatevi, allenatevi perché amate il vostro corpo e non perché lo odiate. Ricordatevi sempre questa frase. La palestra non è una punizione, è un piacere. Voi dovete andare là, vi dovete divertire, dovete allenare il vostro corpo a essere forti, a vedere delle braccia. Sapete io per queste braccia, che adesso per voi non sono niente, io quanto impegno per avere un po' di questo bicipite, un po' di spalla, un po'. È bello poi quando vedi i risultati allo specchio. Quindi anche questo volevo dirvi: se invece siete magari un po' in sovrappeso o comunque non avete quello stimolo per iniziare, non pensate subito a vedere i risultati tutto e subito. Fatevi delle foto, apprezzate i vostri cambiamenti giorno dopo giorno, un passetto alla volta, e non pensate alle altre persone. La vostra sfida non è competere con gli altri, ma competere con voi stessi. Voi, se già dopo un mese avete visto un piccolo miglioramento, state a posto, veramente potete essere fieri di voi. Ricordatevi sempre da dove siete partiti, sempre, non perdete mai la motivazione, perché avere delle foto, ricordarsi da dove si è partiti, ci fa stare motivati. Perché voi non dovete pensare: ah, così è passato un mese, non sono diventata Belen. Sì, è vero, non sei diventata Belen, però ricordati come eri prima, ricorda i progressi che hai fatto. Ecco perché io cerco di guardare sempre i miei miglioramenti, e ve lo posso dire io che ho a che fare veramente qua su YouTube con persone molto cattive, molto frustrate, che spesso mi offendono sul mio corpo. Sapete quante persone mi dicono: ah, ti alleni, ma va tanto, sei brutta, fai schifo, sei una mazza, non c'è il culo, non c'è la vita, non c'hai, sei troppo secca, c'hai le cosce secche, ti alleni ma non si vede nulla. E io gli vorrei far vedere io com'ero prima. Solo io so com'ero prima e io mi voglio bene. E cerco sempre di apprezzare ogni piccolo risultato che ho, e so benissimo che la genetica non si cambia, però si può sempre migliorare. Sicuramente, per avere i risultati e migliorare, sicuramente io li posso ottenere. Le persone che invece stanno al di là del computer a commentare, a perdere tempo a commentare, non sanno neanche una palestra cosa significa, non fanno nulla per se stessi, sicuramente loro sono dei falliti, il risultato non l'avranno mai, perché ricordatevi: il fallimento non è se voi ci provate e non ci riuscite, non ci riuscite, non ci riuscite. Non avete fallito. Avete fallito se voi non ci provate. Che poi vi dico una cosa: se voi ci provate con impegno, entusiasmo e passione, ci riuscite. Piano, ma ci riuscite, fidatevi. Io veramente ho ottenuto con la palestra, però dopo anni ovviamente, cioè non vi posso dire che in un mese ottenete risultati con la palestra, ci vuole tempo. Ho ottenuto dei risultati, veramente, veramente ho costruito un gluteo, veramente ho costruito l'addome, veramente la schiena, la postura è migliorata tantissimo, e me ne può fregare di meno di tutte le persone che vi offenderanno e vi diranno che vi vorranno buttare giù. Fatelo di più. Ogni offesa, ogni persona che mi dice: ah, ma tanto c'è il culo piatto, ah, ma tanto sembri un uomo, ah, ma tanto non c'è un punto vita, il giorno dopo vado in palestra e mi spacco ancora di più. Quindi a queste persone quasi quasi le devo anche ringraziare, perché sono uno stimolo per me per dare sempre di più. E ciò nonostante,
Non riesco comunque a volermi sempre bene, ad accettarmi, perché non mi interessa come sono le altre persone, ma mi interessa io come cerco di migliorare. E anche se non sono perfetta, mi voglio bene così come sono, perché faccio del mio meglio, perché mi amo, basta, perché sono fatta così e quindi mi coccolo e mi voglio bene e mi accetto. Quindi accettatevi anche con qualche piccolo difetto. Cercate di migliorarvi, di stare sempre positive e sempre allegre. E basta, ho parlato troppo, quindi veramente penso che vi sto annoiando. Fatemi sapere se volete altri video di questo genere, se volete vedere nello specifico il mio allenamento, proprio la scheda mirata che faccio per il gluteo. Mi fa piacere di farvelo, quindi fatemi sapere se lo volete vedere o se vi fa piacere che vi parlo nello specifico della mia dieta. Fatemi sapere voi nei commenti, se vi piacciono questi video e cos'altro vorreste vedere, che io lo farò per voi. Vi mando un bacio grande, vi voglio tanto tanto bene, seguitemi anche su Instagram, guardate le box info, vi metto tutti i link utili, vi mando ancora un bacio e vi amo tanto ragazze, vi abbraccio, ciao!